Ragazzuoli, buongiorno, buongiorno, sono in stazione, sto aspettando un treno ovviamente, vado su a Torino perché oggi facciamo un bel nuovo pezzone in faccia, esattamente qui, cioè in realtà doveva essere un pezzo solo qui, visto che c'è la parte vuota, ma invece si è trasformato in una cosa molto più giga enorme, comunque lo scopriremo in giornata assieme. Mi tatuerò all'Indaco Tattoo Studio, ho conosciuto questa tatuatrice tramite social, abbiamo messo giù questo pezzone assieme, ovviamente tutto frutto del suo ingegno, delle sue idee, con un po' di modifiche ovviamente fatte secondo i miei gusti. È venuto giù una cosa che è una figata allucinante, ragazzi. Comunque adesso io il treno, andiamo a Torino, ci vediamo direttamente là in studio, così vi presento anche lei. Ragazzuoli, siamo arrivati a Torino, sto in realtà aspettando un autobus che non so neanche se passa qui, e spero di sì, a dire la verità. Ho cercato una cazzo di tabaccheria per il biglietto, non l'ho trovato, solo che è mezz'ora di autobus, quindi anche perché io sono abbastanza sfigato su queste cose. Comunque sul treno di fronte a me c'era un ragazzo che all'arrivo mi ha detto che mi segue su YouTube, che ha visto qualche mio video, faccio bella lì, abbiamo chiacchierato un po', simpatico. Nel caso vedessi il video ti saluto. Boh, sto attendendo sto autobus, vediamo se arriva, se no boh, mi toccherà pigliare un taxi, anche perché sono già in ritardo, cioè in ritardo no, però dovrei esserli tra 10 minuti, ma dubito visto che ci metta mezz'ora. Ragazzuoli, sono arrivato adesso, sono le 2:40, devo essere qua alle 2, ma il treno ha fatto tardi. L'autobus è rimasto bloccato per colpa di una macchina che avevano parcheggiato in mezzo alla strada e quindi ci hanno fatto scendere. Abbiamo dovuto aspettare un altro dopo che tagliasse la strada e finalmente sono arrivato all'Indaco Tattoo Studio. Adesso entriamo che è già tardissimo, se no mi ammazzano, giustamente. Bellissimo, ce l'hai fatta, cazzo. Scusami. Ma figurati. No, veramente, so, una cosa che odio io fare tardi. Tu non vedi a Torino, io vado tipo qua vicino, viaggio tipo in zona e non c'è sì, un sì, però far tardi è una cosa che proprio non sopporto. Non ciao, ciao. Grazie. Nello studio ho già preparato tutto. Christian. Marco. Ciao. Andrea. Vai, vai, vai. Christian. Ciao. E quindi, allora, io ti faccio mettere già comodo, così almeno sì, tu se vuoi ti metti tutto tranquillo. Ciao. Ciao Alessandro, piacere. Christian. Questo è tutto lo studio, noi siamo. Minchia, gigante. Ti piace? Sì, è molto chic. Siete anche tantissimi più che altro. Sì, siamo in 5. Infatti là lui è il titolare dello studio. Noi ci mettiamo qua, se te va bene, noi siamo tranquilli. Vuoi mettere cappotto, borse? Allora, io intanto ti pulisco qua la pelle che la sgrasso. Ho tagliato i capelli per non riuscire, se no venivo con un quadrato vuoto. No, ma infatti vai tranquillo. In realtà facevo i capelli, Ania, ti pago io. Ma metà rasati, metà... Sì, anche perché la testa l'ho fatta, però metà e poi l'altra metà. E quindi andavo con i capelli metà rasati, cioè di qua lunghi, di là rasati. Sarebbe da fare tipo rasato e dall'altra parte. No, li lasciavo normali. No, anche perché stavo tatuando la testa in quel periodo, quindi. Ma infatti salire l'Asia. Ma tutta domanda. Allora, io tatuarsi in testa, mi sapete c'è. Fingo, io lo vorrei fare, sincero. Ma ti dico, l'ho fatto talmente tanti anni fa che mi ricordo che è stato. Sì, però è passato talmente tanto tempo. Comunque me l'ha fatti sto ragazzo, che vabbè, adesso lui fa totalmente traditional. Okay. Posso andare? Però io, ai tempi facevo. Ah, no, poi. Se vuoi ti do la mia lametta di a 3 lame. Ho paura di tagliarti tantissimo, preferisco se ci sono più lame. Ma se ti non mi ero mai fatto la barba contro pelo, avevo paura che magari mi ripissi i polli. Posso dire la barba? Io credo che sia una di quelle cose che non riuscirei mai a gestire, non sono uomo. Io allora sono fortunato, ho una bella barba, cioè ce l'ho. È comoda? No, ce l'ho, cioè ce l'ho tutta senza buchi, sai, anche se la lascio crescere sta bene. Ce l'ho perfetta e non ho i peli che arrivano fino alle guance, non ho quelle robe lì, cioè, quindi anche se la lasciassi dà fastidio perché dopo 4 giorni ti inizia a bruciare la faccia, perché comunque ho i peli che sono tanto duri e crescendo crescono subito che Incarniti? No, che si rigirano perché... Si rigirano nella pelle e quindi inizia a grattarti. Soprattutto se i baffi qua vedo che gli allunghi gli entrano. Sì, io non so come fanno, no, ma infatti io quando l'ho tenuta lì li accorciavo perché, cioè, te li mangi, sono le vere pelucche in bocca. Oh, comunque tu mi ricordo sono in hype nel farti questo. Ma anch'io un sacco. Mi piace un botto, mi ha dato troppa ispirazione, ero tipo no. Che poi la cosa divertente è che io ti ho beccato perché ero su TikTok a casa con il mio gatto. È live? Ero, come? Live? Sì, in live. E io stavo scorrendo e ho beccato la tua live completamente a caso, no? E io ho detto, ma che fighi questi tattoo! E sono entrata, ho detto, wow! Mentre parlavi, stavo guardando, ho detto, cazzo! Io gli chiedo solo un tattoo, ma... Quali i momenti delle mie live? Perché sono momenti normali, momenti in cui
sembro fuori di testa, un altro in cui magari sono irritato, insulto la gente. Ma mi hanno già bloccato due account perché in live. Sì. Cioè, in realtà gli altri due ce li ho oscurati, ma erano anche più grossi. Mi avevano bloccato proprio la possibilità di andare in live. Anche perché avevo parlato di altri su TikTok, non di niente. No, ma vai, bannatemi questo su TikTok. Infatti, dovevo fare una live con una psicosessuologa che voleva fare una live con me. Ok. Gli hanno bloccato anche lei l'account. Ma dai, è il suo lavoro. Parlava del suo lavoro e l'hanno bloccato l'account. Ce l'hanno chiuso così, non mi posso vuol dire. E aveva, non so se più di 200.000 follower. Ma minchia, e ha dovuto rifare l'account da zero? Non ne ho idea per cosa abbia fatto. Ciao! Intanto siamo arrivati qua in studio, abbiamo già fatto stencil, cosa vedete. Beh, stupendo, bellissimo, vediamo il risultato. Grazie! E niente, lei è la tatuatrice. Sono io faccio tattoo cyber, anime, in realtà boh, non so benissimo quale sia lo stile, improvviso abbastanza, ma su di lui è tutto molto bello, cioè tutto coerente, tutto perfetto. Sì, cerchiamo di mantenere uno stile, no, no, poi infatti ci siamo trovati già con questo. Bella carta. Bella. Ci vediamo dopo, ragazzi. Raga, che figata. Abbiamo finito adesso. È una bomba, raga. Raga, è una bomba. Non so cosa vedete, visto che è abbastanza buio. Sono quasi le 7. Doveva passare l'autobus poco fa e non è ancora passato. Quindi finora che perdo il treno delle 7:30 in stazione. Porca di quella... Lasciando quello, tatuaggio top, non ho sentito un cazzo, ragazzi. Jennifer, la tatuatrice, è veramente bravissima. Tatuare ha una mano leggerissima, vi giuro, non ho sentito niente totalmente. Ok, non è un punto tanto doloroso, soprattutto per quello che abbiamo fatto. Tutto lo studio sono veramente simpatici. Infatti, adesso ho perso tipo più di un paio d'ore che ci siamo bevuti qualcosa assieme a chiacchierare. Vi li consiglio assolutamente qua a Torino. Ricordo Indaco Tattoo, eccoli là. Adesso. Io ho un treno alle 7:30 che perderò, ne ho un altro alle 8:15 che costa di più, prenderò quello, ma meglio quello che quello delle 9:30 che sennò arrivavo comunque dopo mezzanotte 40 a casa, che era abbastanza una rottura di coglioni, anche perché vorrei editare questo video, magari farlo uscire direttamente domani, se no lo vedrete giovedì. Arrivo a casa, vi faccio poi vedere bene il tattoo, anche se già magari avete visto sicuramente qualche spezzone da prima, a dopo. Oh. Ragazzuoli, sono arrivato ora a casa. Ho dormito poco appunto perché non riuscivo ad addormentarmi, che di solito non sono abituato a questi orari. Bordello con i treni, cambi, non cambi. Poi sapete com'è viaggiare con i treni. Già sono arrivato 40 minuti in ritardo. Io odio fare ritardo anche di 5 minuti. Però caso di forza maggiore, il treno è arrivato tardi. L'autobus prima non arrivava, poi è arrivato, è rimasto bloccato per strada. Sono arrivato, abbiamo iniziato ad attuarci, ci abbiamo messo pochissimo. Ma veramente poco, è veramente brava. Di solito la parte più lunga è quella di fare il disegno. Poi sì, ovviamente fatto a stencil. Molti dei tatuaggi che invece ho fatto erano stati fatti a mano libera, quindi ovviamente lì c'è un attimo da ricreare tutto. Stencil fatto in più pezzi, ovviamente, perché si doveva adattare e poi l'ha riadattati ovviamente a mano libera. Ci abbiamo messo veramente poco a tatuare, studio fantastico, tutto il gruppo di ragazzi e ragazze che lavorano lì, tatuatori, tatuatrici, piercer, tutti veramente top come persone. Ho detto alle 6:30 prendo l'autobus, così vado in stazione, alle 7:30 ho il treno, al posto di prendere quello delle 9:30 che arrivavo tipo quasi all'una qua a casa. Doveva passare l'autobus 5 minuti dopo, non è passato l'autobus per tipo 30 minuti e passa, quindi ormai avevo perso il treno. Ho dovuto chiamare un taxi, quindi preso anche il taxi, soldi anche del taxi, 20 euro per arrivare in stazione. Arrivato in stazione, l'unico treno che c'era prima delle 9:30 era l'altro alle 8:15, che costava al posto di 15 o di 13, costava tipo 25, un intercity più cambio ovviamente. Sempre a Genova,
1 di sera. Comunque sono arrivato adesso, devo ancora cenare, che in tutto il giorno ho mangiato un tramezzino e una brioche. La macchinetta mi ha fottuto pure 2 euro. Ovviamente io, coglione, che ancora ci provo queste cazzo di macchinette. Come se non bastasse, ovviamente incazzato per la macchinetta, gli ho tirato 2 cartoni, ho spaccato il braccialetto, si è rotto il gancino dentro e qui bisognerebbe, tipo, vedete qua, manca il pirulino che era più lungo, che andava a incastrarsi dentro questi e sarebbe da saldare, non lo so. In più avevo già il giubbotto che si stava scassando la cerniera, ma non gli ho dato tanto conto. Oggi ha iniziato a darmi problemi, quando sono uscito dal negozio ho tirato su e mi è rimasta pure la cerniera in mano. Cioè ragazzi, veramente il devasto, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a casa, siamo ancora vivi. Non vi ho fatto vedere bene il tatuaggio, ragazzi, non vi ho fatto vedere bene il tatuaggio, cioè così proprio, perché l'avete già un po' visto a pezzi, le foto le ha la tatuatrice e anche un sacco di bei video che poi recupererò, ma li vedrete sui vari social. Guardate, c'ho la luce tutta puntata qua. Allora, gli ho dato adesso una sciacquata, qui ci sono ancora i pezzi dello stencil, vedete, perché la linea non arriva fino qua, idem qua c'è dello stencil, però in sé il tatuaggio è una figata, ragazzi, una figata, poi prende un po' tutte le punte anche degli altri vecchissimi, non lo abbiamo fatto finire su niente, a parte, vabbè, qua che passa dietro alla vecchia punta e qua ci va un pezzettino sopra, giusto per fare un po' di profondità, ma lo trovo veramente, veramente una bomba. Abbiamo aggiunto pochissime sfumature, ma proprio leggermente dove si intersecavano queste specie di punte, un po' alla Venom, pure non volevamo renderlo troppo carico. È una figata, bello che all'inizio il progetto doveva essere tipo fatto qui, poi si è diramato ed è finito tutto lì. Lo trovo veramente bello, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate. Vi lascio ovviamente tutti i vari link dello studio, della tatuatrice, eccetera. Eccetera. Che dire, ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto. Seguitemi sugli altri social, mi raccomando, Instagram che è tanto importante, TikTok mi trovate live tutti i giorni, adesso c'è anche Trends che è figo, ci metto lì parecchie cose che magari non metto su Instagram. Niente ragazzi, bella, alla prossima.